Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto, benvenuti nel mio canale. In caso in cui voi foste nuovi, vi consiglio di iscrivervi sempre per rimanere aggiornati su nuovi contenuti. Oggi siamo nel Parco Naturale Valtroncea a visitare le fonderie dove tra l'Ottocento e il Novecento andava ad essere arricchito il minerale proveniente dalle miniere del Bet. In particolare si estraeva pirite ricca in rame. Quando dico ricca si intende comunque dall'1 al 3% in rame, secondo le fonti. Dovete sapere che una volta estratto il minerale portato a valle, infatti le fonderie si trovano proprio lungo il fondovalle, questo veniva semplicemente macinato e arricchito. Solo successivamente veniva trasportato ancora più a valle lungo la Valle Chisone, dove andava poi a essere processato, in attesa ovviamente dell'estrazione finale del rame, il quale all'epoca era già un minerale molto prezioso e utilizzato nella metallurgia. Andiamo quindi a vedere insieme quello che rimane di questo sito, dove semplicemente arrivava la teleferica e qui veniva il minerale macinato, selezionato, concentrato. La cosa molto interessante è che questo processo in realtà viene anche eseguito in senso lato per l'arricchimento delle paiuzze d'oro nei concentrati di lavaggio, in impianti industriali ancora utilizzati oggi, sicuramente con alcune accortezze ingegneristiche. Questi impianti furono costruiti all'inizio dell'Ottocento e in particolare funzionarono fino ai primi anni del Novecento, dove purtroppo, sia a causa del mercato, il quale cambiò notevolmente, non era più redditizia questa attività, bensì questi impianti furono chiusi a causa di un grave incidente, una slavina che uccise più di un centinaio di minatori durante l'inverno. Il minerale estratto probabilmente subiva una prima cernita sui piazzali antistanti le gallerie e poi veniva caricato sulle benne. Giungeva tramite la funicolare alla stazione della Tuccia. Vedete, qui c'è una vecchia planimetria che hanno ricostruito dove i vari locali erano situati. E in particolare arrivava la funicolare e vi erano una serie di tettoie, officina e soprattutto i macchinari. Quando si parla di macchinari c'era un setaccio e un frantumatore. Il frantumatore andava a frantumare il minerale che arrivava e il setaccio andava a far sì che venisse selezionato per le taglie, semplicemente per la propria dimensione. E invece la laveria, grazie all'acqua del fiume Chisone, andava a selezionare i minerali pesanti e tutti quelli leggeri. È lo stesso processo che funziona all'interno di una canalina. In questo riquadro, fornito gentilmente dal parco per andare a caratterizzare meglio questo sito di interesse comunitario, le quali, come vedete, rimangono solo più dei caseggiati in questo momento semidistrutti, va a raccontarvi, e vi consiglio nel momento in cui voi facciate un giro per Valtroncea di passare, tutte le varie operazioni che si svolgevano in questo sito, che all'epoca era un sito industriale, mentre adesso è diventato un sito principalmente a fine turistico. Per caratterizzare meglio questo sito hanno fatto un percorso, quello che stiamo adesso percorrendo insieme. L'acqua arrivava da questo canale, dal fiume Chisone, per far sì che fosse usata semplicemente all'interno del lavatoio. C'è quella porzione che andava a concentrare il minerale pesante precedentemente frantumato in maniera tale da formare un concentrato. Devi sapere che la pirite, e in questo caso pirite cuprifera stiamo parlando, è comunque un minerale abbastanza pesante e si può fare quindi un concentrato. Questo pannello vi spiega quello che vi ho appena detto, il canale di adduzione dell'acqua. Questa fonderia si chiama fonderia La Tuccia. Finora non ho potuto constatare di persona se vi fosse dell'oro o meno, però quello che posso dirvi è che di solito la pirite potrebbe contenere tracce d'oro, però magari l'estrazione dell'oro semplicemente non era conveniente ai tempi, potrebbe esserlo tuttora, ma tenete conto che la fonderia La Tuccia è al fondovalle, per una questione principalmente logistica. Qui arrivavano i carichi dalla funicolare, venivano quindi trattati in attesa del trasporto. Ovviamente conveniva trasportare solamente il concentrato a valle, perché i costi di trasporto già all'epoca erano molto elevati e di conseguenza conveniva portare meno materiale possibile, ma al contempo il più arricchito possibile. Quello che vedete avanti sono semplicemente i resti dove era collocato il vano per il frantumatore. Adesso non si può più entrare all'interno di questi spazi, per quello non ho fatto questo percorso, in quanto semplicemente, come vedete, sono diroccati. Dietro di me c'è la stazione d'arrivo della funicolare.
Come ho detto, il minerale del BET non veniva estratto qui alla fonderia La Tuccia, ma veniva estratto molto più in quota e soprattutto arrivava in questa località per essere arricchito, cernito e soprattutto frantumato. E quindi di conseguenza serviva in tal caso una funicolare per portare la maggior quantità possibile di minerale che già in quota veniva cernito manualmente, qui veniva frantumato, bagliato e di conseguenza concentrato. Era una stazione di lavorazione e processamento intermedia in un processo molto più vasto. Proprio davanti a noi c'erano i locali della laveria, dove il minerale veniva concentrato, una volta già frantumato. Quindi, ricapitolando semplicemente, il canale di lavaggio che portava l'acqua da Chisone verso gli impianti. La funicolare arrivava circa in quella posizione, il materiale veniva scaricato, frantumato circa in quei vani, quindi passava in questi spazi dove c'era la laveria, dove veniva concentrato. Il quarzo, i carbonati, i minerali più leggeri venivano scartati e quindi depositati, mentre tutto il resto, composto da pirite, la quale conteneva il rame all'interno, venivano accatastati in attesa del trasporto. Ovviamente per far funzionare tutto ciò serviva ovviamente una centrale elettrica e di conseguenza questi impianti furono rimodernati diverse volte. Essendo che iniziarono attività già nel primo 800, ovviamente la tecnologia subì importanti variazioni col tempo e in questo caso specialmente questo impianto fu uno degli impianti con le maggiori innovazioni all'interno della Val Chisone dell'epoca. Anche se poi alla fine chiuse anche lui e a un certo punto non conveniva più l'estrazione. Ecco, vedete, uffici e magazzini, dove veniva catastato il materiale, dove c'erano gli uffici che tenevano i conti. Ovviamente i magazzini e gli uffici erano molto più grandi rispetto alle strutture vere e proprie della lavorazione che vedete di fronte a voi. E ovviamente erano messi anche verso la strada carrabile, in quanto poi da qui in poi parte la mulattiera che portava il concentrato a valle. Chiudiamo quindi il nostro percorso d'anello. Qua c'era il vano della centrale elettrica. Vedete che tutte le strutture legate al processamento erano collegate le une alle altre proprio per far sì che si spostasse il materiale il meno possibile, quindi con la massima resa. E c'erano invece anche gli alloggi per le maestranze in questa posizione, in questo enorme edificio dove ovviamente gli operai si fermavano. Voglio quindi concludere con voi l'episodio di oggi. Ricapitolando, siamo alla fonderia La Tuccia, Val Troncea, il quale è un parco. Non si può cercare oro senza permessi, ma questo sito in particolare ha secondo me una potenzialità dal punto di vista turistico piuttosto che minerario, ha molta storia. Quello che voglio dirvi è che non c'entra molto con l'oro, però i processamenti che utilizzavano all'epoca legati alla frantumazione, alla concentrazione, soprattutto per poi trasportare a valle meno materiale, invece sono affini alla ricerca aurifera. La domanda, quella che rimane aperta, è ovviamente la seguente: se riuscirò a trovare qualche campione che arrivava dal BET, si potrebbe provare insieme a frantumare, ovviamente con la curiosità di poter trovare all'interno qualche pagliuzza. Le miniere tendenzialmente in cui si estraeva pirite, della quale è un minerale composto da zolfo e ferro, si utilizzava all'epoca per fare acido solforico, ma in questo caso si utilizzava per estrarne il rame, il quale era presente all'interno con una percentuale molto interessante ed economica per l'estrazione all'epoca. Adesso purtroppo rimane solamente un sito di interesse comunitario. Le miniere BET sono posizionate molto a monte rispetto al sito che oggi vi ho fatto esplorare, che potete esplorare voi stessi, e vi consiglio di farlo nel momento in cui volete approfondire. I campioni che troverete qua nelle circostanze non possono essere raccolti in quanto siamo all'interno di un parco, vi ricordo. Vi consiglio di iscrivervi al mio canale nel momento in cui questo video vi fosse piaciuto, mettete like e ci vediamo al prossimo episodio.